alla difesa e oggi abbiamo il grande piacere di ospitare in studio con noi l'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, capo di Stato Maggiore della Difesa. Ben arrivato ammiraglio. Buonasera. Grazie. Buonasera. Come le ho detto, non posso fare il saluto militare perché, come dire, i tacchi non sono quelli giusti. Con noi il professor Andrea Margelletti, grazie, presidente grazie. Del Centro Studi Internazionali. Gianluca Di Feo dell'Espresso ci segue da Milano. Ben arrivato. Buonasera. Grazie. Allora, ammiraglio, tornando per carità in massima serietà, la parola della difesa e lo stato della difesa a oggi qual è? Dunque, più che la parola difesa, in questo caso sarebbe opportuno dire la parola alle forze armate, perché la difesa è impersonata dal nostro ministro, che peraltro sentiamo assolutamente vicino e solidale con le forze armate. Oggi la situazione della difesa, quindi di tutte le forze armate, è direi emergenziale per un motivo molto semplice. Oggi non riusciamo a sostenere l'operatività delle forze in servizio con le risorse che ci sono assegnate. Quindi il primo problema è di mantenere l'operatività, il secondo di mantenere l'interoperabilità con i nostri alleati per poter continuare a svolgere il ruolo che il Paese ci chiede. Quindi è una crisi che chiaramente si fa sentire e finisce per gravare anche sulle spalle di chi vive e opera, in particolare all'estero, possiamo dire, ammiraglio, perché insomma noi siamo... Lo sentiamo perché per andare all'estero bisogna addestrarsi in Italia, quindi la sentiamo prima di tutto nell'addestramento, nella manutenzione dei mezzi, nel ricondizionamento dei mezzi che tornano dall'estero, e nello sviluppo, nel mantenimento di certe capacità. Le chiedo, e poi subito la parola ovviamente a Gianluca Di Feo e poi al nostro professor Andrea Margelletti, un ricondizionamento che cosa vuol dire per chi non è, non è pratico del settore? Ricondizionamento dire significa? Che un mezzo che resta in Italia viene sottoposto a manutenzioni di vari livelli nel tempo e quindi mantiene la sua capacità, la sua operatività. Un mezzo speso fuori area, in territori soprattutto accidentati o polverosi, parliamo di un elicottero, di un aereo, ma anche di un mezzo terrestre o di una nave che sta in Oceano Indiano a lungo, è chiaro che quando torna ha bisogno di manutenzioni straordinarie per poter essere rimesso nelle condizioni di efficienza, quantomeno di partenza, se non essere aggiornato con le nuove tecnologie. Essere aggiornati, ha citato l'Oceano Indiano e ovviamente saremo anche sul tema, per quanto di competenza dello Capo di Stato Maggiore della Difesa, sul tema delicato e dedicato ai nostri marò. Gianluca Di Feo, prego. L'ammiraglio pone una questione indubbiamente fondata e ha anche il coraggio che molti dei suoi predecessori non hanno avuto, cioè nell'ultimo decennio i governi, spesso con il disinteresse del Parlamento e dei cittadini, hanno chiesto alle nostre forze armate di fare di tutto di più, dall'Afghanistan alla Libia, dall'Iraq all'Oceano Indiano, fino addirittura a missioni nell'Africa orientale, Africa occidentale. Allora, forse il problema però alla luce della situazione attuale è capire che cosa devono fare le forze armate e definire qual è la capacità che possiamo chiedere alle forze armate alla luce delle risorse economiche, cioè la situazione del paese è drammatica per tutte le categorie, e quello che si vedeva prima nel TG è appunto la difficoltà delle istituzioni a pagare persino debiti contratti certo. Da ventenni. Ora le forze armate hanno posto un problema e dicono: se volete che manteniamo questa operatività, se volete che continuiamo a fare tutto ciò che viene chiesto, servono fondi. Il Paese si deve chiedere se siamo oggi in grado di avere una politica di potenza internazionale e un impegno internazionale del livello che finora le forze armate hanno condotto alla luce della situazione economica. Io credo che non siamo più in grado di permettercelo e forse su questo dovremmo avviare una riflessione. Ammiraglio? Intanto non è che le missioni internazionali vengono ordinate esclusivamente dal governo, sono approvate dal governo, ma nascono da risoluzioni ONU, nascono dall'appartenenza a un certo numero di alleanze nelle quali noi ci riconosciamo e che ci hanno garantito per oltre 60 anni una relativa pace e stabilità, non dobbiamo dimenticarlo. La NATO è una di queste, l'Unione Europea deve diventare anche sul piano militare una produttrice di sicurezza e quindi noi facciamo parte di queste organizzazioni, non possiamo sottrarci al nostro ruolo regionale, di potenza regionale. In Europa contiamo qualcosa oppure no? Se contiamo qualcosa bisogna partecipare alle missioni, bisogna partecipare a livelli adeguati e sono quelli che oggi
noi vediamo nelle nostre forze armate e riusciamo anche a sostenere con apprezzamento di tutti i nostri alleati. Apprezzamento di tutti gli alleati, dicevo, tra poco sono nuovamente ovviamente da te, professor Margelletti, apprezzamento e il tentativo costante di dover spiegare non solo questa forma di apprezzamento, ma spiegare che cosa si faccia laggiù. Perché anche se oggi siamo più informati di altri tempi. Assolutamente sì, devo dire, la comunicazione della difesa in questi anni è cambiata molto. Però Di Feo, secondo me, non ha ragione, ha straragione. Cioè lui ha posto un punto doveroso, logico, cioè lui conosce molto bene il mondo della difesa, sicuramente meglio di me. E ha posto un accento su un fatto importante. Ha ragione l'ammiraglio Binelli, il nostro paese ha un peso internazionale, io l'ho detto grazie a lei tante volte in questa occasione, avere un peso ha a che fare esclusivamente con il dovere e non con i diritti. Però è anche vero che non si può pensare di mandare avanti un paese delle forze armate con tanti impegni che continuano a, se qualcuno qua 20 anni fa avesse detto avremo le navi della Marina che proteggono le linee di comunicazione contro i pirati, l'avrebbero portato insomma in un manicomio o quanto altro. Noi abbiamo mezzi che diventano sempre più vecchi, abbiamo risorse, l'ammiraglio parlava prima del ricondizionamento, insomma, in pratica si prende un mezzo e lo si riporta a chilometri zero, lo dico in maniera semplice. La realtà è che tutto questo costa. Ora non si può pensare di far sì che la gente vada a lavorare con la propria macchina o faccia le missioni con 4 soldi o che vada su mezzi che si rompono perché non c'è la manutenzione. O un paese dice la nostra ambizione è questa e mette al centro la prima cosa che è il personale, che è la gente, perché gli aerei, le navi, i carri armati sono scatoloni di metallo, quello che li fa andare sono le persone, o altrimenti non è serio. Quello che mi preoccupa è stato il pezzo del telegiornale, prima dell'intervento dell'ammiraglio Binelli e del dottor Di Feo, quando abbiamo visto un ministro della Repubblica che poneva un accento su, dice ma non riesco a capire, ci sono altre parti o Stato. Noi non abbiamo una concezione di sistema paese. Noi continuiamo ad andare avanti con un concetto come adesso mi diverte sempre molto, ci sono una serie di programmi, uno dei programmi che mi appassiona di più è quello dell'F-35, un programma che mi diverte molto perché se si chiude il programma dell'F-35 si risolvono i problemi del mondo e saremo tutti più belli e io probabilmente riuscirò a diventare alto e magro. Nella realtà dei fatti, dei paesi seri, si fa un discorso logico. Questo è un paese dove da anni, ad esempio sull'Afghanistan, si discute in maniera molto ideologica, molto tranchant, se rimanere o se andare via, quando invece dovrebbe esserci, come nei paesi seri, una discussione anche sul come rimanere. Invece noi siamo sempre una squadra contro l'altra. Se non ci rendiamo conto che la difesa è parte del sistema integrante del paese e non è un lusso che ci dobbiamo mantenere perché mettiamo la medaglietta ai summit internazionali, ma è qualcosa di importante, allora poi diventa tutto più difficile. Si cambia la marcia. Gianluca Di Feo, quel programma F-35. Ma dal punto di vista tecnico l'F-35 sulla carta è il migliore aereo della categoria, quindi nell'ottica del discorso posto dall'ammiraglio, se vogliamo che le forze armate siano in grado di fare il meglio, quello è il mezzo che nel futuro dovrà garantire queste prestazioni. Sulla carta oggi non ha rivali, i problemi sono sempre quelli, cioè capire siamo in grado di permetterci questo, se vogliamo che, come è accaduto 2 anni fa, dall'oggi al domani si ordina all'aeronautica di fare una campagna aerea sulla Libia e di compiere 2000 missioni di attacco sulla Libia, quello è il mezzo che sarà in grado di farlo. Il problema di fondo è capire se il paese è in grado di sostenere oggi un impegno economico di questo tipo nel quadro delle alleanze, nel quadro di quella cornice internazionale che l'ammiraglio ha giustamente sottolineato, perché il problema di fondo è che oggi l'Italia ha pesato nel mondo molto grazie alla capacità dei suoi militari. Il rispetto che abbiamo conquistato in politica estera è stato quello, come in Libano, di organizzare la cessazione dell'ostilità e di schierare un contingente sul campo in tempi rapidissimi, o come in Afghanistan e in Somalia e prima ancora in altre missioni ottenere il rispetto di tutti. Poi, come ha sottolineato Margelletti, non c'è un sistema paese che riesce a trarre beneficio dei risultati ottenuti sul campo dai militari. Cioè noi in Libano abbiamo avuto la missione più importante, manteniamo un contingente importantissimo che è ammirato da tutti
tutte le differenti fazioni di quel complicato paese, eppure nella ricostruzione siamo stati completamente assenti, così come è accaduto in Iraq. A fronte di un impegno in termini economici e in termini di tributo di vita pagato dai nostri militari enorme, ma poi siamo stati assenti dalla ricostruzione. Allora è il sistema paese, come sosteneva Mergeletti, che deve dire cosa vogliamo che facciano le forze armate e di conseguenza investire nel rendere le forze armate all'altezza di quei requisiti nell'ambito delle alleanze internazionali e di ogni altro vincolo. Grazie, grazie Gianluca Di Feo. Ammiraglio. Io non posso che concordare con De Feo, ci vuole il sistema paese, ci vuole il sistema Europa, perché non dimentichiamo che l'Europa può spendere meglio quello che spende complessivamente per la difesa, purché abbia un'unità politica, quantomeno di politica estera. Esiste già questa unità, ammiraglio? Scusi se la interrompo. Questo cercheremo lavoriamo di ottenerla, ci lavoriamo perché adesso a dicembre c'è un appuntamento importante che è proprio sulla difesa europea, se ne riparla dopo 5 anni speriamo che si cominci a parlarne un po' più frequentemente, visto gli scenari che si presentano al nostro orizzonte. Ma vorrei dire qualcosa di più, partecipare alle missioni internazionali, e qui faccio un salto un po' concettuale, non è solo il fatto di prestigio o di sostegno alla politica estera. La politica estera, il ruolo che un paese svolge in politica estera, non è soltanto un ruolo per avere una posizione nel Consiglio di sicurezza o decidere le sorti del mondo, ma ha poi dei riflessi diretti sulla credibilità di quel paese e quindi indiretti sull'economia e sul welfare di quel paese nello Stato internazionale. Questo non va dimenticato, perché se noi ci chiamassimo fuori dal contesto internazionale finiremo per essere ancora più marginalizzati. Questo noi non lo vogliamo. Poi vorrei sottolineare il fatto che noi, la difesa italiana, ha subito, come ha detto anche il Ministro recentemente, negli ultimi 10 anni tagli che hanno portato a una riduzione del 19%, a fronte di tagli che hanno avuto altri paesi europei che non hanno mai superato il 2-4%, a fronte di incrementi, per esempio della Cina, del 139%. Quindi quando si parla di bilanci bisogna guardarli in relativo, non solo su quello quanto spendiamo nell'ambito nazionale, che è vero, siamo in un momento di crisi, ma noi già da un po' stiamo contribuendo alla spending review, non è dell'anno scorso, è di 10 anni fa, parliamo del 2004. Senta, ammiraglio, vista la chiarezza con la quale lei sottolinea le cose, che non c'è nuova, quando sente dire a proposito di bilanci, quell'aereo costa 100, io con quei 100 potrei aprire 10 scuole, ecco, sono ragionamenti, come dire, molto facili, il professor Mergeletti ce l'ha spiegato più di una volta, insomma, è molto facile a farsi, è un po' più complicati invece. Perché ve lo devo rispiegare? Se mi ha spiegato Mergeletti, mi fido, dico solo che tutto si può fare con gli stessi soldi, però se noi non investissimo nella difesa, non avremo il nostro ruolo. E non credo che con quei soldi risparmiati riusciremo a fare altre cose, e non credo assolutamente che risolviamo i problemi economici e anche finanziari nazionali o europei soltanto attingendo al bilancio della difesa. No, ma c'è, se mi posso permettere, c'è un dato che secondo me va considerato. Io sembro in apparenza un sostenitore della difesa, in realtà io ho il dente avvelenato perché continuano a spiegarmi perché la difesa abbia fatto corazziere Renato Rascel e non mi sia stato ancora dato alcun grado nei granatieri di Sardegna, lo considero un fatto personale, ma al di là di questo. Detto, è un po' curioso il fatto che quando si tratti di dare un taglio in un paese che è da sempre fortemente ideologizzato, al di là delle cose, si vada sempre alla difesa, che è anche logico, però da cittadino e da genovese, e quindi io gradirei che i miei soldi, quei pochi che ho, fossero spesi in maniera accorta e quanto altro, bisognerebbe fare anche in un paese serio, in un paese moderno, bisognerebbe fare un po' un conto di quello che viene dato non al Ministero della Difesa, ma a un detto Ministero X, e quanto questo Ministero dà ai propri cittadini in termini di qualità, serietà, corruzione e quanto altro. Perché
il fatto che i militari dicano signor sì e siano rispettosi del ruolo non può far sì che sempre sia il mondo della difesa, come si dice, a cercare il sapone nelle docce. Perché, come posso dire, la reiterazione non necessariamente dà consuetudine. Guardiamo anche quello che fanno gli altri ministeri. Se gli altri ministeri riescono a esprimere, a fronte di quello che gli viene dato dal Parlamento e dal Governo, lo stesso livello di come posso dire, qualità che riesce a esprimere la difesa con i fichi secchi che gli danno. Allora, perché questo è un ragionamento che dobbiamo fare. Ma un ragionamento forse meriterebbe, ovviamente fuori dalla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa oggi con noi, anche una considerazione storica, per esempio, nel nostro Paese. Ci dovremmo guardare un po' più alle spalle. Ammiraglio, e sono tra poco da Gianluca Di Feo, la vicenda Marò. Per quanto di vostra competenza, come andrà a finire e quando andrà a finire? Ma io ho detto recentemente sulla vicenda Marò, mi astengo da commenti e da considerazioni perché la considero ormai in buone mani, in mano forti di governo che ha organizzato, direi bene, il sostegno ai nostri Marò, sì, ai nostri fucilieri di Marina, che non Natale. Mi piace chiamare Marò, sono sottufficiali, fucilieri di Marina. Ma noi come Forze Armate diamo sostegno logistico, soprattutto morale, perché hanno sempre dimostrato un alto livello di morale e di dedizione alle Forze Armate, l'hanno dimostrato più volte. Quando ho ritenuto di dover parlare, ho parlato perché sentivo in quel momento un forte sconcerto nell'ambito delle Forze Armate e quindi era mio dovere dare un segnale di qualsiasi genere. E sono convinto di aver fatto un'azione corretta. Oggi dico che siamo fiduciosi perché intanto abbiamo instaurato un rapporto con le autorità indiane che è più disteso, più collaborativo e quindi credo che ci siano le premesse per una soluzione, diciamo, efficace e veloce. Ministro della Difesa Mauro, lo vedete, al caso è legato il successo del governo e al ministro Bonino Gianluca Di Feo, che si dice, come dire, ottimista o comunque fiduciosa sulla possibilità di riportarli a casa per Natale, questa volta in termini definitivi. Prego. Speriamo, come ha detto l'ammiraglio, questo governo sembra mostrare presupposti di grande concretezza dopo due governi che su questa vicenda hanno sinceramente dato il peggio agli occhi dei cittadini, agli occhi della comunità internazionale e delle forze armate. Quindi penso che sia la fiducia di tutti gli italiani che il caso si risolva nel modo migliore, accertando le responsabilità e garantendo comunque a questi due militari in missione per conto del nostro paese di rientrare a casa. Certo, anche in quell'occasione è emerso il problema comune a tante vicende dell'ultimo decennio, cioè non raccontare alla collettività quello che fanno realmente le forze armate e quindi poi a essere sorpresi quando si parla di bombardieri, perché nessuno ha mai parlato dei bombardamenti in Kosovo e in Libia. Oggi i militari hanno una differente coscienza della comunicazione e l'ammiraglio che viene a porre i problemi ai cittadini direttamente, senza negandoli in modo concreto, dimostra quanto sia cambiata la mentalità e l'approccio delle forze armate in senso moderno, molto più, come sottolineava Margelletti, di quello che fanno altri rami della pubblica amministrazione. In questo i nostri militari sono sicuramente il ramo più efficiente della pubblica amministrazione, anche perché sono abituati a confrontarsi con le migliori realtà internazionali. Ammiraglio, un'ultima domanda, parlo di un'esperienza di anni e anni fa in Kosovo con la popolazione che ci raccontava, indicando quello che loro chiamavano scudetto, no? Della nostra bandiera, quando ci siete voi non si spara e ci sentiamo tutelati. Ecco. Rimane questa buona attitudine dei soldati assolutamente italiani? Assolutamente sì, e la ringrazio della domanda perché era un punto che volevo toccare, è proprio quello. Noi le forze armate italiane partecipando, ma direi questa volta anche il sistema paese, perché anche la cooperazione con il Ministero degli Esteri, con l'industria è stata sempre efficace nelle missioni internazionali, abbiamo forse inaugurato e diffuso nell'ambito internazionale un modo di fare queste missioni, che non sono missioni belliche in senso stretto, sono a rischio ma sono missioni di stabilizzazione.
con un approccio che poi la NATO ha scoperto, il famoso comprehensive approach. Per noi comprehensive approach significa entrare in sintonia con la gente e non far mai sentire gli uomini e le donne a cui diamo assistenza essere diversi da noi stessi. Li consideriamo esattamente come noi, i nostri soldati, i nostri marinai, i nostri avieri, i nostri carabinieri entrano in sintonia con le popolazioni e questo è il nostro valore aggiunto nelle missioni, che è un valore aggiunto che non può essere disatteso perché è un valore aggiunto che fa bene a tutta la comunità internazionale. Vediamo di sottolinearlo più spesso. Forte e chiaro, grazie all'ammiraglio Luigi Minelli Mantelli, capo di Stato Maggiore Difesa, grazie al professor Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, Gianluca Di Feo, L'Espresso.